Il tema della mia palestra è il epistolario di Schopenhauer con i suoi discipoli, la cui edizione italiana essere pubblicata in gennaio del 2018. Si eh, tratta di una colletania che reúne 319 cartas selezionate entre as 2121 cartas che compongono il completo di Schopenhauer. 200 cartas di Schopenhauer ai suoi discípulos. E eh, 119 cartas, tutti i a Schopenhauer, tutte asparter-centers, a un periodo che va da ottobre 1836 a agosto 1860, o sia, più o meno un mese prima della morte di de Schopenhauer. Per la prima vez, le cartas foram traduzidas in italiano e sono accompagnate da un um apparato critico nuovo e completo. Schopenhauer chiamava apostolos os suoi seguidores che inau su sopra eli. Chi utilizzava una caneta por eli era un um evangelista. E assim. E in quanto strumento privilegiato per conoscere os evangelisti della scuola di de Schopenhauer, ossia Friedrich Dorgut, Julius Fraunstett, Ernest Otto Lindner, August Gabriel Kielzer, David Asher, Karl Georg Baer e Julius Bansen, sono ovviamente le loro opere, a corrispondenza entre Schopenhauer e i suoi discípulos è o único instrumento che temos para podermos conhecer de perto a personalidades daqueles seguidores di Schopenhauer che nunca escreveram nem pubblicaram nada sobre ele, O simples apóstolos. Entre loro destaca-se a personalidade de Johann August Becker, un giurista che prima fu agivogado e Alzai e che dopo, il 1850, si tornò giudice in Mainz. La sua personalità si distingue con tutta la sua profondità nella corrispondenza con Schopenhauer, a quale si mantiene totalmente intatta a te o oggi. Schopenhauer lo descriverà come il suo apostolo mai sculto e insisterà in vano para convincerlo a tornarsi un um evangelista attivo o meglio o verdadeiro evangelista canonico. Nodia 31 de luglio del 1844, Becker escreveva Schopenhauer, embora fosse un um mero desconhecido para o filosofo, as seguintes palavras: Há Algum tempo sou de alguma maneira un um discípulo seu e muito tuteigno a lhe agradecer. No passado, eu mi ocupava di Kant ma depois perdi quasi totalmente a confianze na mia capacità di filosofare quando tentei conoscere la sabedoria che os summi filosofi chi vi erano a Poseidi aveamo introduisido poiché percebbi che lì io non potevo utilizzare quasi nada do que io asciava che havia apprendido Gican Ao contrario, a comprensar das novas doutrinas presuppunha un um morgao spiritual totalmente diferente das facoltà descriticate pro Kant, che eu, con immensa tristezza, non conseguia individuar dentro di de mim. Por tal motivo, afflitto e resignado, in filosoficis, ha algum tempo avevo fondato a mia causa sopra nada, quando por puro acaso encontrei os seus problemas fundamentais da ecica. Devo a tal descoberta, antes de mais nada, a renovada confiança na totalidade das minhas forças espirituais, dado que me deparei com um modo de enfrentar as questões filosóficas que eu era capaz de entender. Desejoso de conhecer a sua inteira visão do mundo, li a sua quadruplice raiz e o seu mundo como vontade, na primeira edição e depois, o segundo volume publicado há pouco. Já essa leitura. mi proporzionò molto prazer, anche se io mi ero dedicato solo a una meravigliosa ricchezza di cada parte, considerata de maniera individuale, e non ho ancora passato al livello da comprenso di tutto. E spero di poter raggiungere tal comprenso attraverso un studio più maturo, e ho pedito che le faccia e che possa aiutare a raggiungere tal obiettivo. Con questa carta <coughs> inizia una lunga troca, troca di riflessioni che, Secondo Schopenhauer, contiene le migliori cose scritte in forma di carta, sia per loro che per altri, e che rappresentano la base di un amicizia che durò fino alla morte di Schopenhauer e che può contare come possibilità di frequenti incontri dopo la mudanza di Becker a Mainz. Dal punto di vista filosofico, la trocca di carta con Becker è, con certezza, la più importante doe pistolario di Schopenhauer. Sono totale 29 cartas di Schopenhauer a Johann August Becker e 36 cartas di Becker a Schopenhauer. Entre Asquice, Merese destacchi un congiunto compatto di carta, 5 di Becker e 4 di Schopenhauer, è scritta tra i 31 di luglio e 16 di de dicembre de 1844. nas quais os dois desenvolve uma discussão cerrada sobre as vários temas da filosofia schopenhaueriana e, em particular, sobre aquilo que Becker considera o ponto central da cidade das sem portas, ou seja, a doutrina da afirmação e da negação da vontade. Becker, como a sua primeira carta, Pedì a Schopenhauer che lo aiutasse a risolvere alcune dubbi sopra essa questione. E Schopenhauer, no dia 3 di agosto, rispondeu, dando la sua disponibilità, e enviando de presente ao seu interlocutor un esemplare do seu sobre a vontà della naturesa, ossia da unica obra. Che eh, Becker parecia ainda non conhecer. Becker e carta successiva, do dia 14 de agosto, sentivano-se incoraggiati a manifestare alcune delle proprie dúvidas e perplessità. Ella diceva a rispetto alla difficoltà de conciliar a dottrina da immutabilidade do carattere, come a affermazione che a volontà individual, attraverso un um mato di libertà, può se negare e se autosupprimere una difficoltà evidenziata per il proprio Schopenhauer, no quale, nel no quarto libro del mondo, aveva dimettito. La traduzione di Jair, «Talvez si considere toda la resa inconcluida sobre o che denomine negazione da volontà, inconsistente come a anterior discussione sobre a necessidade che concerne motivação o a qualche altra era figura do principio de razão, e in conseguenza do que os motivos iguais às outras causas, não passam de causas ocasionais em que o caráter desdobra sua essência e a manifesta como a necessidade de uma lei natural. Referindo-se exatamente a esse trecho do mundo, Becker, na sua carta, observa que as respostas dadas por Schopenhauer parecem ser insuficientes para avaliar, primeiro, Asrazois a favor di una completa soppressão do carattere e também di una sua alteração. E, ao contrario, secondo, Asrazois a favor di una impossibilità di una alteração e da sua supressão. No che diz rispetto al primo punto, la dottrina schopenhaueriana afferma che o stato no quale il carattere si esime do poter domostivos non procede immediatamente da volontà, ma da una forma modificata di conoscimento. Tuttavia, interroga Sebecker, dirigendo a pergunta a Schopenhauer, se è possibile un alterassau parziallo do carattere che corrisponda a un alterassau parziallo da maniera di connessere, e accrescenta. Perché un uomo malvado potrebbe tornare immediatamente un um santo, eh, ma non un um uomo ingiusto o magnanimo? È un relativo secondo punto. A favore della tese, della impossibilità dell'alterazione del carattere, temo la dottrina schopenhaueriana, secondo la quale la volontà, come cosa in sé, è in contrasto do fuori dal dominio del do principio della razão e di tutta la sua sfigura. Embora cada um de seus fenômenos esteja por inteiro submetido ao princípio da razão. Que é como dizer que a vontade, estando fora do tempo, não pode se transformar no tempo, e que mesmo os caracteres individuais, que como todo fenômeno está submetido à lei férrea da necessidade, deveriam ser considerados imutáveis. Senão, segundo Becker, Per poter admitire una trasformazione di un carattere, sarebbe necessario simultaneamente admisire l'esistenza di un buraco, una cadeia da necessità, una essenza in relazione alle leis del mondo fenomenico. Porém, de qualquer maneira, entre un modo bonificato di conhecer e un modo modificato di agire, esisterà sempre esattamente un nesso casuale, ossia un nesso necessario. E então, a suppressione da volontà e a redenzione do mondo, dovrebbero essere interpretate non come un um atto di libertà, e sim come effetto mecanicisticamente necessario do conhecimento. Schopenhauer rispondeva no dia 23 di agosto de 1844, osservando logo che le dúvidas di Becker di Sian rispetto a un um tema molto difficile e oscuro: a teoria di un um fato interior, che a Igreja denomina regeneração por effetto da graça, e che, Assim como a relação entre o reino da natureza e o reino da graça constituiu um tema de muitas controvérsias teológicas. A principal argumentação de Becker, segundo Schopenhauer, consiste no fato que a possibilidade de uma alteração do caráter é indissociável da possibilidade da sua supressão, e reciprocamente que a sua imutabilidade é indissociável da impossibilidade da sua supressão. As duas coisas ou estão juntas ou Caem juntas. E é exatamente a situação para Schopenhauer. Só que, o que se transforma não é o caráter empírico, que, sendo, por definição, submetido ao princípio de razão, é imutável, mas sim o caráter inteligível, que, por definição, definição, se subtrai ao princípio de razão e, portanto, é livre. Porém, justamente como o que pode se transformar é o caráter inteligível. escluse la possibilità di una alterazione solo parziale. Schopenhauer scrive, il Signore sa che, in base alla teoria di Kant, a quale frequentemente mi remetto, il carattere empirico di de, de, de un um determinato uomo è somente un fenomeno inserito nel no tempo del suo carattere intelligibile. Esti, per sua vez, come cosa in sé, non possiede in sé stesso la forma del tempo e per isso si se fuori da qualche possibilità di alterazione e possiede conseguentemente a unidade di un um unico atto da volontà. Essi è, portanto, un um motivo per il quale è inadmissibile un'alterazione parziale del carattere a quale dovrebbe essere dato no tempo. Tuttavia, continua Schopenhauer, l'atto unico da volontà, che è il carattere intelligibile, perché quer em si è fora do tempo, pode a te non querer. E ao invés de ser um velle, ser um nolle. Se torna o contrario do chi era, o seja, non quer tudo o che que precedentemente queria, e assim, a affirmação se trasmuta em negação. Un um uomo malvagio pode, portanto, tornarsi repentinamente un um santo, ma non un um uomo giusto e bom relazione al secondo aspetto do problema presentato por Becker, ossia che se ammettiamo la immutabilità del carattere, teremos che teorizzare la sua impossibilità di essere suprimido, o teremos che la a presenza di un um buraco, o di una eccessão no principio di razão, la risposta di Schopenhauer è che il nuovo atto da volontà non interviene come un um buraco, ma arranca o fio inteiro, e che, nella realtà il processo è soprannaturale è comparabile a un miliagre. Porém, Però, accrescenta Schopenhauer, una trasformazione interna di questo tipo non è possibile in nessun ser che non sia uomo, perché solo nel a la volontà a la plena piena di sé e grazie alla sua libertà originaria decide di voler nuovamente, ma ora in maniera consciente, aquilo che tentato o ha querido inconsciamente, decide querer o decide di voler il contrario. Por isso, la sua libertà originaria do querer pode, talvez, repentinamente subverter o fenomeno. E' naquele talvez implicita implícita l'aggemissione della consistenza dell'argomentazione de di Becker, l'aggemissione che torna esplicita quando Schopenhauer affronta la terza obiezione, isto è, che è relativa a un esso causale necessario esistente tra un modo modificato di conoscere e un modo modificato di agire, in che consiste la negazione della volontà, lui riconosce che l'argomentazione di Becker, in relazione a questo punto in particolare, è più forte e difficile da di confutare, e non intanto considera. Che la poterà desmontar, affermando che, nella sua dottrina, a vontaggi, no processo de sua affirmassau, è in todos os graus o presupposto da vaidade da lei da, lei da causalidade. Conseguentemente, onde se dà a suppressione, a, a negazione da vontaggi, cessa, inclusivi, a validade da quella lei che que non può essere più applicata. Del che era maniera, scrive Schopenhauer a Becker, A diferença entre se o senhor tem razão, o, o razão ou razão se sou eu, a tela, seria solamente, somente esta. Ou aquela catástrofe final da vontade é provocada pelas formas da sua objetivação e pelo processo regular e infalível que deriva delas, ou, sinal, por um ato extraordinário originário que triunfa sobre todas as formas. al quale io attribuo pertanto una libertà autentica. Nel no primo caso, il mondo sarebbe un um processo di acclaramento da vantaggi che si realizza con necessità. Tratta se è un um enforco interpretativo del pensamento di de Schopenhauer, di tipo quietista e fatalista, come destacò Ludger Lütkehaus, che storicamente sarà proposto mai tardi per autore appartenente a scuole di Schopenhauer in sentido lato, come Eduard von Hartmann e Philipp Meinländer, autori da diretta schopenhaueriana, secondo a tesis di Doluthkaus, ma che non parese ser assolutamente o di Becker. Ele, in quanto formato in diritto, accreditano carattere di riabilitazione da pena e sta disposto ad agitir a possibilità di una mudanza parziale do carattere, come effetto di un modo differente di pensare, ma non tende minimamente a aceitar né le necessità né la possibilità di una negazione totale da vantaggi e conseguentemente da redensao da dor do mondo. E' isso che ele scriverà a Schopenhauer no dia 10 de settembre 1844, partendo da frase: A vontaggi, no processo de sua firmação, e em todos os graus, o presupposto da vaidaggi, da lei de causalidade, contita, contida una carta domestica, e che, egli afferma, leva a un um risultato totalmente opposto aos seus. E conta che. Per verificarlo, sarebbe utilizzato un um procedimento consigliato por Kant, ossia ricondurre o raziocinio a un silogismo. Maior, chi affirma A, affirma o presupposto de A. Menor, O nostro intelletto, secondo la sua natura, presuppone in cada mudança che percebe la validità da lei da causalità e il presupposto da volontà. E nel no processo da sua affermazione, è essa la Conclusão, o nostro intelletto, conseguentemente, tem que che que em cada mudança que percebe apareça a vontade no processo de sua afirmação. Pertanto, tutto che appare, è fenomeno, seria fenomeno da volontà che affirma a vida. E nós não seríamos autorizados ad admitir, para o nole metafisico lugar algum na serie dos fenomenos, nem chamar a alteração algum fenomeno desti nole. Obiettivamente, Accrescenta Becker, chi fosse santo potrebbe percepire, per induição e per comparazione, come eventos precedentes, che nella sua interiorità, o che prima era solicitato per motivos non muove più la cosa. Sò che noi, incredulosi e uomini del do mondo, dovremmo deve confiar nella sua parola e nelle sue spiegazioni sobre una ipotetica negazione della volontà. Che seria tal poco filosofica quanto a rivelazioni di un místico sobre la positividade dos seus estatus de éxtase e as suas intuições intellettuali, e ao Signore Mesmo non le attribuiria valor alcuno. Na realidade, secondo Becker, in quanto o ato extratemporale originario da volontà, in che consiste per Schopenhauer o carattere intelligibile dell'uomo Domen e pensabile», Embora non in maniera clara, è totalmente impensabile un secondo atto extratemporale da vontage, il quale deveria attuare a conversare da quelli caratteri, dov'èle a o nolle. Se, se trattaria di un atto extratemporale e temporale ao mesmo tempo. Extratemporale, perché rispetto a cosa in sé, e temporale, perché sedaria de qualche maniera in un momento successivo in relazione al primeiro. Esso. Disso deriveria, derivaria secondo Becker che a vontade, come cosa in si, che è propensa a vita, seria escrava desta vita senza a possibilità di redenção per un tempo infinito, già che somente dessa maniera os fenomeni da cosa in si possono essere comprenditi pelo nostro intelletto. Nella sua risposta do dia 21 de settembre, Schopenhauer, parabenizzando suo interlocutor per le nuove obiezioni. Muito bem meditadas, sutis e apresentadas de maneira muito clara, declara que considera exato o silogismo de Becker e é verdadeira a sua conclusão. Sem dúvida, o nosso intelecto, em cada transformação, pressupõe a vontade na sua afirmação como último fundamento. E tal pressuposto é confirmado toda vez. Somente em um caso não é assim. quando, in maniera immediata, l'applicazione della lei da causalità vacilla e cessa. E è esattamente questo il caso in questione. È vero, affirma Schopenhauer, che in questo caso la cosa parece essere una specie di milagri. È per questo che la religione chiama Regeneration, Regeneration per effetto da grassa. Tuttavia, accrescenta Schopenhauer, io... Chi non conosce nessun Signore che concede a grazia, riconosce in esse fenomeno somente a manifestazione fatua da libertà di dockerere, que che le pertence coisa in quanto cosa in sé, e Malbranche disse che la libertà è un um misterio. Nesse misterio da grazia teologica o da libertà filosofica riposa a solo suono du mondo. Aqui sa o caminho e a ponte, a porta che conduce para fora do mundo. E io só posso mostrarla, ma non posso aprirla la para o Senhor. Nem posso dizer o che ha além dela, o che acontece ali, nem como è fora do tempo aquilo che no tempo si apresenta como transformação. A mesma argumentação è utilizzata por Schopenhauer para rispondere alla seconda obiezione di Becker. Relativa al carattere intelligibile come atto extratemporale originario da vontaggi. E non declarei che il carattere intelligibile di un um uomo sia un atto da vontaggi fuori do tempo, come una verdaggi obiettiva o come un um concetto adeguato das relações entre a cosa in si e o fenomeno. Seria mais uma mera imagem, o comparação, o expressão figurada da cosa, sublinhando che podia essere pensata dessa maneira per renderla mais comprensibile. Ao contrário, descrever os processos reais da cosa in si sarebbe trascendente. E io, porém, fico sempre no immanente. Até a expressão negação da vontade di viver è nova, perché io preciso conotar a cosa de maneira concisa. Por isso, Na parte finale da carta, Schopenhauer rivendica a sua rigorosa osservanza do interdito kantiano e declara nuncraté nunca ter pretendido superar ol limites dos phenomenonos. Nunca escrevi a storia da cosa in si come ela é fora do tempo, ma somente da cosa in si que si obiettivano no tempo, no quale entra come vontade di vivere. Provei o fenômeno da afirmação e da negação da vontade que entra no tempo. Mostrei que o ser do mundo é o fenômeno da sua afirmação, não da sua negação. Nenhuma vontade, nenhuma representação, nenhum mundo, para nós, nada. Não fui além dessa verdade negativa, senão teria sido obrigado a me tornar transcendente. Por isso, só interpretei a aparência e a pus em relação àquilo que parece, a coisa em si. Nunca osai costruire processos dentro da cosa in si, e giustamente questa è la differenza entre eu e o stress famosos sofistas, cuja intera filosofia procura costruire o chiamato assoluto Becker risponde no dia 20 de novembre. Agradece Schopenhauer ter trazato de maniera clara os confins da filosofia immanente. Declara se satisfeito, con as esplica so e propone un um nuovo tema di discussione, il fundamento da moral. Eli concorda con Schopenhauer quando il filosofo critica Kant per ter fundado de maneira fraudolenta, a moral teologica, a dottrina do imperativo categorico. Ma, ao mesmo tempo, reprende Schopenhauer per ter feito a mesma cosa. Pois pues mi pare che il Signor, de maniera totalmente analoga, tenga introduzido un ospede, incapace, sem dubbio, di entrare en nella filosofia, ma con ottime credenziali nella moral teologica, e chi è lui, come aquele imperativo, si comporta de maniera para nada modesta, ma, molto pelo contrario, de maniera assai esigente, refiro me ao conceito de ações dotatas de un valor moral. No fundamento da Moral, Schopenhauer aveva affermato che il criterio di una ação dotata di valore morale è, a ausência, tutta motivazione egoista. E, no, entanto, come osserva Baker, è molto treccio della mesma obra, il filosofo aveva sostentato che i valori, in generale si definiscono in base a una dupla relazione: sono relativos, in quanto sao game e comparativos, in quanto si se avvalia sempre in relazione a outra cosa. Por isso, o proprio Schopenhauer aveva concluso che, da queste due relazioni, o conceito di valor perde tutto il sentido e o significato. Becker pergunta, então, a Schopenhauer: para che una certa azione è dotata di valore morale? E qual è il criterio da comparazione? Primeiro, para esse que questo impulso, che il Signore chiama unicamente moral, possui un um valore special? A teologia não teria problema sem responder: bom, é apreciado por Deus, são valores intercambiáveis. Mas o que é que a filosofia diz? Segundo, qual seria um critério para uma comparação? O teólogo e o kantiano comparam o que acontece com aquilo que se presume deve acontecer. E quando falam de valores morais, significa que isso exprime mais ou menos e se deve. Mas o que significa valor moral para um avisado do mundo que não conhece nenhum, nem um deus antropomórfico, nem nenhum deve? Em poucas palavras, segundo Becker, o conceito de valor se baseia sempre sobre pressupostos teológicos ou, se não, parece ser dificilmente sustentável, como mais tarde será demonstrado por um, um schopenhaueriano herético como Nietzsche. Há ah, também, acrescenta Becker, al problema delle conseguenze paradossali che provino a fare, do, do fato, che il concetto di assemblea morale, come despojata di de motivi egoisti, si fonda sopra il principio do tatuam asi. Baker osserva, preannunciando considerazioni che saranno annunciate più tardi da Georg Simmel, que se todos os seres vivos se identificam do ponto de vista metafísico, não há mais nenhum critério para distinguir as ações egoístas daquelas não egoístas. Se o impulso moral, a compaixão, se funda sobre a convenção que o é outro é exatamente, ainda uma, uma vez, o meu eu, então, no fundo, o mio interesse per l'altro, è também un um interesse per lo eu, e pertanto di nuovo, egoismo, e logo, in relazione al fondamento ultimo, non è specificamente differenzi. Becker fa, concludendo quasi accidentalmente, una ultima considerazione, a quale si tornerà il tema principale delle due scarta successive che inserra questo importante frammento de Trocas Epistolaris tra Schopenhauer e Becker. Egli propone una tentativa di trascorrere il limite che separa la sua dotata di valore morale, da quella non dotata di tal valore, in un punto differente da quello stabilito per Schopenhauer, che o aveva delineato entro il principio dell'egoismo e la da giustizia. O se il è che, o proprio eu il quale vale o principio dell'egoismo, può essere considerato, sia dal punto di vista del suo fenomeno effemero e limitato, sia dal punto di vista do noumeno, come objectiva a vontade. da vantaggi. Conseguentemente, può agire tendo in considerazione os interessi dell'effemero individuo fenomenico, e in tal si agisce in maniera egoista. mas pode-se também agir em função da dimensão numérica do eu, e então a ansão seria guiada em função dos interesses da vontade inteira e, portanto, não de maneira egoísta, mas moralmente, assim o que se tem é uma ampliação da esfera das ações morais, entre as quais poderiam ser incluídos a ação contrária à vilania, ao servilismo, à adulação e até mesmo o casamento, em função exclusivamente dos interesses do gênio da espécie. Na sua réplica do dia 10 de dezembro de 1844, Schopenhauer se esforça em dar uma resposta, ponto por ponto, le nuove dubbi di Becker, affermando che sono più facilmente risolvibili do che as precedentes. Becker, secondo Schopenhauer, tem razão quando afferma che nei due problemi fondamentali dell'etica, il consenso delle azioni dotate di valore morale si presenta come un um presupposto, ma è solo una tentativa provisoria, a espera di essere corroborata. Non è assolutamente comparabile ao imperativo categorico kantiano, perché non è di maniera alcuna, come ele, un deus ex machina, e nem tema minima pretensão de ser a ultima parola e o fundamento da explicação. Era o quesito proposto no concurso dell'Accademia dinamarquesa che perguntava se a fonte e o fundamento da filosofia moral dovrebbero ser procurati dentro d'uma idea de moralidade contida immediatamente na coscienza che tornò necessaria una esposizione analitica che assumisse il concetto di valore moral come un um dato. Tuttavia, Schopenhauer firma che poderia ter elaborado igualmente, tutta essa demonstração não precisara utilizzare o conceito di valor moral, ma então ha analiticamente teria precisato procedere sinteticamente, ossia dessa maneira, teria che ter partido dai três impulsos fondamentali de todas as azioni, isto é do egoísmo da maldade e da compassion. As ações morais são tais em relação a quem as atua e em comparação com as demais ações que nascem de outros impulsos. Schopenhauer acrescenta, porém, que a possibilidade de dizer qual é o fundamento último do valor das ações morais é explicitamente refutada em vários trechos da própria ética. E solo no nel livro quarto do Mundo, pode se avere che il valor che aquelle seções tempare che as realizza è trascendente, dato che conduce a una unica via de salvação, ossia seja, a redenção desse mondo do terno asilo, do, do sofrimento e do esforço. E' ali che encontramos il suo ultimo esclarecimento sopra valore valor da moralidade, valor che non è un um fine ultimo e assoluto, ma sim un um degrau na direção, na direção da negazione, da vontade. Quanto alla questione esposta por Becker, secondo la quale la compaixão e tutte le virtudes che derivano dela também seriam egoiste, perché se si basano sul o riconoscimento del proprio serno altro, la opinione di Schopenhauer è che si tratta di una interpretazione erronea, basata sopra un um malentendimento do proprio conceito de individuo. Un um concetto che fa il sentido solo se riferito a mondo fenomenico. Per esse motivo, non è possibile, secondo Schopenhauer, ampliare o campo das ações morais, come propugna Becker, incluindo também que dizem respeito rispetto all'individuo considerato do punto di vista neumenico. De qualche che maneiras, o che Becker propone, secondo Schopenhauer, riferemse a ações che non sono dotate realmente di un um valore de o di un um desvalore morale, embora indirettamente tenham significato moral. O punto è che, conclui Schopenhauer, e sto quasi cominciando a presentir, no signor, un difensore segreto da dignità di do homem. A risposta de Becker, lendo il mio testo saperà, de onde vema mia silenziosa feissà o a e sta una breve carta do dia 16 de dicembre che accompagna un lungo testo, quasi su forma di ensaio, intitolato Annexo. No, quale argomentava tesi da incompletude da dei motivi motivos da Saxonis proposta por Schopenhauer. Opponto è relacionado a altro, ha presentato una carta anterior, secondo la quale seria necessaria un'ampliazione da sfera da moralidade proposta por Schopenhauer. E questo è possibile, secondo Becker, se si consigli di che, alem dos quattro motivos fondamentali, o egoismo, maldade, a compaixão e assese, è necessario dimitir altri. Trattasi di una proposta di de reforma d'etica schopenhaueriana, analoga a quella che successivamente seria presentata por un altro schopenhaueriano eretico, o filosofo, medico e filantropo Paul Ré, che difenderà la tesi secondo la quale una base di toda l'action ha un mosaico di motivazioni. Becker, però, senza arrivare alla radicalità della posizione di de Paul Ré come fenomenalismo etico dell'As tenta perlomeno di accrescentare un quinto tipo di motivazioni, aquelle che possono essere ricondussite al concetto di entusiasmo per un ideale che può essere anche un idolo. Tratta dell'entusiasmo per l'idea di onore, per la gloria postuma, per la dignità, per la verità. Inclusivi di questo ultimo tipo di entusiasmo nella sua vita, teri assistito testimoniò proprio Schopenhauer. Io potrei a te stesso, scrive Becker, citare come testimone il proprio signor Schopenhauer e chiedergli quali motivazioni ha portò da sua vita senza speranza di essere remunerato o di ricevere un devido riconoscimento in vita, a procurare verdaggi e a lasciare per scritto i risultati obbligati per che un um incosciuto un um giorno, talvolta, abbia trovato motivazioni egoiste. Non vuole tornare professore di filosofia. Motivação guiada pela compaixão, ele mesmo ensina, vele non discitur. isto é, que não quer melhorar ou converter os homens. Ele dificilmente se tornaria mais feliz, como conhecimento meramente abstrato e não intuitivo do seu pessimismo. Motivação a setas é uma soberia como? Ao contrário, ele mesmo, no capítulo do segundo volume, sobre a necessidade metafísica, no capítulo do segundo volume, fala... sopra necessità di metafisica come di de un dever da metafisica, come di de un dever da verdaggi. E se è possibile ammettere un quinto genere di motivações, o passo successivo, in funzione d'ampliazione della sfera da moralità, Consiste per Becker e in indicare che tipo di relazione ele stabilirà come as quattro motivações admittidas por Schopenhauer e a sua tese. é que o entusiasmo por um ideal não só constitui um contrapeso em relação às motivações estritamente egoístas, mas também é um potente antídoto contra toda forma de otimismo, já que consegue fazer com que os homens, percebendo a desproporcionalidade entre o ser e o dever ser, aprendam a afirmar a vida somente entre mil restrições. Por essa razão, Becker conclui que, a partir de tudo isso, Talvez se possa deduire che le motivazioni per le mie sboccate sono più o meno su un valore analogo a quelle chiamate somente morais per Schopenhauer, dato che preparano e guiano una vera e propria comprensione della visione fondamentale. Questa ultima carta a G. Becker non riceveva una risposta di Schopenhauer. Di accordo con il relato del figlio di de Becker, Johann Karl, quando nel 1845 Becker visitò nuovamente Schopenhauer, e perguntòle perché, il filosofo rispondeva che, negli anni passati, quando era mais espansivo, si è impantanato in una lunga discussione sobre un tema filosofico con un vicino di mensa, nel quale si è impegnato molto per convincelo Un amico, però, si figato ficcato meravigliato con tamagna persistenza, e, logo come Aquele, Homem e um, uh, sempre con nuove obiezioni perspicaces, e che tutti sapevano che gostava di disputare, solo per il gusto di disputare, totalmente indifferente in relazione alla posizione che difendia. Egli ti ha ricordato da quel caso, quando riceveva l'ultima carta do mio padre, e aquela tinha de a quella memoranza o ti ha impedito di continuare la discussione iniziata. Be che fa la colloquio in una carta che scrive a Adam von Doss no dia 9 di maio de 1852. A mia ultima messaggio, mar marcata anexo, o signor Schopenhauer nunca rispondeo per scritto, e so me è occasione di una visita, e li osservò che podia ter sido, por causa di mia prepotenza a de che ter sempre razão, e talvez fosse a mesmo. A relazione epistolar e pessoal Entre Becker e Schopenhauer continuò no tempo, tornandosi -se sempre più intima, porem interrompeosi a quella troca di riflessioni che, d'età elevata, era conosciuta per lo membro sta escola al punto che circolavano tre copias das cartas, Alem da Originais, Adam von Doss. L'Apostolo João, come era chiamato per Schopenhauer, che raccoglieva e guardava con attenzione tutta la documentazione relativa al maestro e alle sue idee, aveva una delle copie. L'altra copia ao evangelista Julius Fraunstett. E nel 1856 Julius Bansen anche chiede a Schopenhauer, che non consentì, che gli permettesse di avere una quarta copia. Demonstrazione. De come quelle scarta erano considerate, per lo discípulo, come una specie di atto de fundação do sodalizio intellettuale che foi a scuola di Schopenhauer. Obrigado.